la prossima finestra si apre sempre sul dominato e si concentra su una realtà tutta fluviale, quella dell'olio. È una realtà particolarmente ampia e particolarmente turbolenta. Il paesaggio era senz'altro molto diverso da quello che osserviamo noi oggi e ci chiediamo come facevano ad attraversare un fiume così ampio. Lo chiediamo a Andrea Breda, che da archeologo che ha visto e ha lavorato per la soprintendenza in tanti decenni e qui nel territorio ha avuto modo di riscontrare alcune realtà particolarmente interessanti e significative anche in ordine a questo particolare problema. A lui la parola. Ringrazio Angelo Baronio della presentazione, anche se confesso che l'argomento dell'archeologia fluviale è sempre stato ai margini del mio mestiere, anche perché per lungo tempo mi sono occupato di aree nelle quali non vi erano ritrovamenti pertinenti a scafi o ad altri oggetti che solitamente appunto si ritrovano nei fiumi o nei corsi o negli specchi d'acqua. Sicuramente il primo modo adottato dagli uomini, non soltanto nel Vincolo del Govardoro, ma immagino in tutto il mondo dove vi fossero fiumi o corsi o specchi d'acqua più o meno ampi, è stato il nuoto, e qualora il transito fosse troppo impervio, troppo lungo, affidandosi a un covaleggiante che poteva essere cavalcato, semplicemente al quale si aggrappavano. Da lì, secondo molti antropologi, nasce l'idea dello scafo, quindi di un'imbarcazione, di una sorta di imbarcazione, una sorta di guscio, quindi alleggerito rispetto a un tronco, nel quale l'uomo si può sedere e con l'aiuto di una pagaia cominciare a muoversi in modo più agevole sull'acqua. Contrariamente a quello che si crede, i ritrovamenti di quelle che vengono chiamate più o meno propriamente piroghe, e che oggi gli specialisti tendono piuttosto a denominare come scafi monossili, quindi scafi creati praticamente dallo scavo di un unico tronco d'albero, sono molto meno rare di quanto si pensi. Soltanto nell'olio, a partire dalla fine dell'Ottocento, ad una primissima indagine che penso potrebbe benissimo essere incrementata da un approfondimento, ho contato almeno 45 ritrovamenti di varia natura, chiaramente. Non sono mai state, spesso non vengono ritrovate piroghe intere, ma talvolta delle parti esatto consistenti di esse. Questo soprattutto nella parte che più ci interessa dell'olio, quella più vicina lì, nella parte diciamo del medio e basso corso dell'olio. Immaginiamo infatti che, come dovesse essere difficile utilizzare un natante anche molto leggero, per esempio nei tratti in cui l'olio o gli altri fiumi prealpini che poi vanno a confluire nel Po, nella loro parte montana, sono interrotti da rapide, sono interrotti da secche, hanno un corso piuttosto accelerato e turbolento. È per questa ragione che la maggior parte delle piroghe, soprattutto delle piroghe di età preistorica e protostorica, quindi diciamo generalmente prima della romanizzazione, sono state rinvenute o nei laghi intramoreici dei bacini del Garda, del lago di Iseo, ma anche dei laghi dell'Occidente, della Lombardia, del Varese, del Como e quant'altri, sia appunto nelle tratte dove i fiumi scorrono, sia pur potenti, sia pur larghi, comunque con un andamento più pacato. I ritrovamenti non si limitano, dicevo, soltanto alla deriva padana, nella quale sono diffusi in modo particolare nelle zone che ho detto, in Lombardia, ma anche largamente nei due polesi, nel polesine veneto, nel polesine romagnolo e soprattutto nel delta del Po, ma sono comuni praticamente all'intera Italia, salvo alcune limitate zone dell'Italia meridionale. Ricordo che la piroga forse più antica, la piroga monossile,
scafo Monossi, forse finora del più antico rinvenuto, è stato rinvenuto ancora nel 1900 nel lago di Bracciano, vicino al villaggio della Valmotta, e si data al VI millennio a.C., vale a dire quindi al neolitico antico. Ed è una piroga che dal punto di vista formale, dal punto di vista tecnologico, è assolutamente identica agli scafi che poi noi troveremo in età più tarda, ma anche in età storica. Come venivano realizzate? Venivano realizzate come ancora si può riscontrare in alcune zone dell'estremo oriente, del Pacifico e dell'Africa e dell'Africa occidentale, scavando un tempo con strumenti di pietra, più recentemente con strumenti metallici, e anche con l'aiuto del fuoco, via via il tronco di legno, che veniva quindi mano a mano approfondito con un lavoro di giorni, e con l'aiuto di letti di brace che venivano distesi e che erodevano, consumavano piano piano l'interno, la polpa del legno. Normalmente nella pianura padana i legni utilizzati sono la quercia e il castagno, o perlomeno sono le essenze che noi troviamo impiegate nelle piroghe che ritroviamo. Non è detto che vi fossero, e ci sono dei casi nell'arco alpino, altri tipi, venissero utilizzati altri tipi di legnami molto più leggeri, che tuttavia nelle condizioni ambientali dei nostri fiumi e dei laghi termoelici, salvo casi molto rari in cui appunto questi reperti vengono rinvenuti nella torba, che conserva molto meglio il materiale organico, sono sopravvissute quindi pertanto soltanto i manufatti costruiti con legni più duri. Dal punto di vista formale, le piroghe italiane ma anche europee non hanno delle troppe varianti. Le misure piuttosto variano, abbiamo misure estremamente diverse, da piccole piroghe da 3 metri, 3 metri e mezzo, che potevano benissimo essere utilizzate anche su corsi d'acqua minori, come per esempio quelli che citava poc'anzi Angelo Baroni, su altri minori affluenti dell'Oglio, fino a piroghe come quelle rinvenute nel Museo di Crema, quelle conservate nel museo di Crema. Una in Germania, in Duisburg, ma anche nel Museo Archeologico di Ferrara, che arrivano a superare i 15 metri di lunghezza. Chiaramente le piroghe erano sagomate secondo le condizioni delle acque nelle quali dovevano essere utilizzate. Ne sono alcune a fondo piatto, alcune a fondo convesso, altre con una chiglia che accenna discretamente ad una filatura, quindi ad una forma da barca, e sicuramente perché poi saranno le barche in legname composito nascono già da quest'ultima forma di piroga. La datazione nel momento in cui ci troviamo di fronte soprattutto a resti parziali è estremamente difficile da definire soltanto su basi formali, se non addirittura impossibile. Gli unici modi sono quelli di affidarsi a datazioni di tipo assoluto, vale a dire l'esame del carbonio 14 contenuto nel legno, coniugato con la dendrocronologia, cioè con lo studio del crescimento annuale degli alberi. Questa cosa può essere utilizzata soltanto su determinati tipi di essenze e in determinate zone. Non è tuttavia insolito che molte piroghe rinvenute anche recentemente negli anni 50-60 del secolo scorso siano state pulite ed attribuite all'età preistorica, siano poi state invece datate, ridatate a carbonio 14 ad età molto più tarde, quindi ad età romana, medievale ed anche moderna. È il caso per esempio delle piroghe di Crema, raccolte a Crema, che provengono dai fiumi Adda, Oglio e Po, e ricordo una di esse proviene proprio dall'Oglio tra Alfiano e Alfianello, la zona praticamente del porto Brexianus che citava poc'anzi Angelo.
Le piroghe raccolte a Crema sono state datate infatti da carbonio 14 della terminiscenza, non all'età preistorica o protostorica, ma tra il III secolo d.C. e il XII secolo d.C. Esistono tuttavia anche piroghe in età molto più recenti. Nell'ambito adriatico, non ho fatto al momento indagini più approfondite, ma comunque nell'ambito adriatico abbiamo almeno due casi di piroghe ben conservate, una nel Museo di Trieste e l'altra nel museo di Lubiana, che si datano alla fine dell'Ottocento, costruite alla fine dell'Ottocento. In modo particolare quella ritrovata a Santa Croce di Orisina, nel Golfo di Trieste, veniva utilizzata, era una piroga scavata in un tronco appunto monossile, in un tronco unico, con i fianchi rialzati con l'aggiunta di ulteriore fasciame, quindi aveva due vere e proprie murate come una barca, rinforzata poi all'interno con dei bagli trasversali per reggere meglio questa struttura composita, ma che aveva a tutti gli effetti il funzionamento proprio di marcia di una piroga. Non erano utilizzate chiaramente per lui, venivano usate in mare, ma non per uscire né in mare aperto né per muoversi in nottetempo, non avrebbe potuto reggere minimamente un mare anche discretamente mosso. Prevalentemente venivano usate dai contadini pescatori della costa tra Luino e Trieste per muoversi nelle loro piccole attività di pesca, soprattutto la pesca al tonno, che allora è stata praticata fino al fine dell'Ottocento, ancora anche nel Golfo, nell'Alto Adriatico, e per spostarsi tra le loro piccole proprietà, i terrazzi su cui coltivavano vigneti ed altre piante, disposte nelle calette che si affacciavano appunto sul Golfo Roccioso, sul Carso praticamente, che poi va a morire nel mare. Infine dobbiamo anche immaginare che non tutte le piroghe, e alcune evidenze archeologiche ce lo mostrano chiaramente, venissero utilizzate singolarmente, come singoli scafi. Molto spesso le piroghe venivano accoppiate, legate insieme con legni, addirittura messe in batteria, quindi diverse piroghe unite avvicinate e ben saldate le une alle altre, in modo da poter reggere delle piattaforme, delle zattere. Queste zattere, che in buona sostanza erano sezioni di ponte galleggiante, venne infatti utilizzate per lunghissimo tempo, ce ne sono ancora dei resti, soprattutto nell'Italia, nell'Europa orientale, venivano utilizzate per supportare i mulini ad acqua. Ricordate il mulino del Po di Riccardo Bacchelli, in cui si parla ampiamente di questo tipo di scafi che servivano a reggere i mulini che stavano direttamente sul fiume, se non addirittura nel mezzo del fiume, e erano fissati a terra con delle passerelle delle lunghe aste, oppure come galleggianti per i traghetti che attraversavano, con i quali si attraversavano i fiumi, o addirittura poi per la creazione di primitivi punti di barca. Quindi la piroga in realtà continua a sopravvivere anche quando non viene, se via via nel corso del tempo, andando verso l'età moderna, si va estinguendo come imbarcazione singola, continua poi la sua funzione come elemento essenziale per la costituzione di altri manufatti indispensabili all'economia, indispensabili soprattutto alla logistica, al transito tra rive opposte. Dove venivano utilizzate soprattutto questo tipo di piroghe? Venivano utilizzate nei passi. I passi se ne trovano nella cartografia storica fino alla prima metà dell'Ottocento, se ne trovano menzioni diffusissime. Il passo era il modo più semplice per attraversare, salvo canuoto appunto, un fiume. Era una barca col barcaiolo che portava la gente da un lato all'altro, semplicemente anche su rive non attrezzate. Ricordate il passaggio celeberrimo, la fuga di Renzo da Milano, nei Promessi Sposi,
quando per evitare il ponte di Canonica e quindi il controllo chiaramente di lui, a cui potrebbe essere sottoposto lui Fuggiasco dopo i tumulti milanesi, scende lungo le rive boscose, sente la voce dell'Adda, trova un barcaiolo e questo barcaiolo con piacere lo fa passare sulla riva della Damasco. Questo è un passo. Una struttura più complessa, che è durata fino a tempo recentissimo, ho avuto ancora modo io di attraversare un po' Occhio Bello quando ero ragazzo con i miei genitori, il traghetto danneggiato. Il traghetto strutturato che portava da una riva all'altra, o correndo semplicemente lungo la corrente governato con due rive di timone, oppure il traghetto che scorreva lungo un cavo, cosiddetto traghetto leonardesco, non è inventato Leonardo chiaramente ha riportato nei suoi, credo un po', mi sembra nel codice semantico, e di cui è stata fatta una ricostruzione a Versago, in provincia di Lecco, poco sotto il lago di Lecco, oppure il traghetto a pendolo, che è in assoluto uno dei più diffusi. Oggi praticamente quasi totalmente scomparso in Italia, c'è ancora qualche esempio nell'Europa orientale, in Russia. Il traghetto a pendolo non era altro che un grande zatterone sostenuto appunto da degli scafi che poteva portare diverse persone, animali e anche carrozze, fissato ad una lunga gomena, lunga decine e decine di metri, di grosso diametro, la quale era ancorata a una bitta o una serie di pali battuti ben solidamente fissati al centro del fiume presso una delle rive e che si muoveva componendo col parallelogramma delle forze l'energia della corrente con l'azione del timone, spostando quindi il traghetto attaccato a questa corda come un pendolo da una parte, da una riva all'altra, da una riva all'altra del fiume. Nell'iconografia storica lombarda e in genere padana ci sono bellissime raffigurazioni appunto di questo sistema di traghettamento. Prima di passare alla successiva funzione, diciamo, l'ultimo uso delle piroghe, degli scafi monossi, voglio ancora ricordare che a proposito dei traghetti a pendolo, il suo sistema ha un problema nel quale le piroghe potevano giovare. La gomma era lunga decine di metri, bagnandosi entrava nell'acqua, si appesantiva, marciva, si degradava molto più facilmente, pertanto doveva essere tenuto asciutto. Nell'iconografia storica si vedono molto chiaramente appunto al di sotto, che si vede che la gomena è tenuta, praticamente sostenuta da una serie di piccolissime imbarcazioni, ciascuna delle quali con un'antenna che tenevano la gomena fuori dall'acqua. Quindi questa è un'altra funzione degli scafi, sia che fossero scafi monossili, sia che fossero scafi tipo canoa. L'ultimo utilizzo storico di questo tipo di natante è sicuramente quello utilizzato per il ponte di barca. I ponti di barca, come ho già anticipato, i primi vengono costituiti con batterie di scafi di piccole dimensioni in settori, i quali potevano essere agevolmente staccati gli uni dagli altri. I ponti di barca moderni sono tuttora costruiti con questo sistema, in modo tale che in caso di piena, in caso anche di troppa secca e così via, prima che tutto il ponte sia regno, il ponte venga portato via dalla furia della corrente, i pezzi possono essere staccati, salvati e portati a riva. C'è una bellissima immagine, la ricordo sempre, nello splendido film di Ermanno Olmi, Il mestiere delle armi, in cui nel momento in cui le truppe di Giorgio Fussberg cercano di passare il Po presso San Nicolò, i Gonzaga fanno tagliare i punti di barca e si vede appunto uno ricreato molto realisticamente, un gruppo di questi soldati Gonzaga che praticamente tagliano il settore di questo punto, tagliando semplicemente le gomene, poi lascia e lasciando poi via correre il fiume. Teniamo presente che i ponti
perché sono stati usati i punti di barco per tanto tempo? Perché i punti di muratura erano costosi. I punti di muratura vengono costruiti soltanto dove occorre assolutamente per ragioni economiche o militari o anche di prestigio avere un monumento solido ed appariscente. Il ponte di Barbe invece è molto più facile da togliere, da tagliare e da difendere. Vi ringrazio.